perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 34esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo ottenuto maggiori informazioni riguardo la trama e riguardo al cristallo che possedeva l'Augur e che a quanto pare apparteneva ad Arceus, e abbiamo failato praticamente metà registrazione non registrando l'audio. Insomma, ho fatto un casino. Inoltre avevo sbagliato anche la sidebar, vedrò di non commettere più lo stesso errore in questo video. Comunque ragazzi, vi invito come al solito, che urlo che ho fatto, comunque come sono convincente oggi, vi invito a lasciare, a parte gli scherzi, un bel mi piace per sostenere sempre questa serie. E nulla, non ho allenato i Pokémon, mi fido delle mie capacità, quindi ci fiondiamo in palestra, rispondete alla domanda del giorno, tutto quanto, passate ai social, premete la campanella, insomma fate il cavolo che volete, superate i vostri cani, non è importante, perché io non faccio commenti. Scrivete voi nei commenti che cosa trovate di strano qua dentro. Tipo, una cattura in palestra sarebbe figo, già che ci penso. Solo che non penso che si possa fare. Ah, nel frattempo ragazzi, volevo anche dirvi che probabilmente avrete notato, penso almeno di aver cambiato l'intro, no? Questa cosa ragazzi è dovuta al fatto che, vi ricordate quando vi dicevo che l'intro della campanella si era fottuta? Ecco, in realtà si era fottuta anche l'intro di Insurgents, quindi adesso penso di rifarla, perché ho provato a tagliarla da un vecchio video nello scorso episodio, ma mi avete fatto notare, più che altro mi ha fatto notare Mr. Electric, che tra l'altro saluto zio, trovate il canale in descrizione nelle schede se mi ricordo, che... Non ti azzardare, ok? Non ti azzardare. Dicevo, mi avete fatto notare che per l'appunto si vedeva insomma che era un po' un'inculata, e quindi adesso cambierò l'intro probabilmente perché è l'unico modo che ho di sopravvivere. Allora, però sarebbe fighissimo ragazzi non perderli i Pokémon. Sarebbe figo anche non dover bippare l'intero episodio, caro Noctowl. Quindi se adesso... Qualcuno dovrebbe mandarmi a casa ragazzi, io ve lo chiedo se potete, alla prossima fiera, un crocifisso, un crocifisso da mettere qua di fianco, me lo metto qui di fianco, che se devo proprio imprecare lui mi guarda e mi ricorda di non farlo. Idropompa. Allora, io so che in teoria potrei buttarlo giù, in pratica mi sto facendo la cacca addosso, quindi aspettate, aspettate, non diamo tutto per scontato, magari fallisce. Oh, no, no, invece sono stupido, ragazzi, perfetto. Con Crunch vediamo se l'avrei buttato giù, penso di sì, sinceramente. Ok, sì, quindi in sostanza potevo risparmiarmela, però, ragazzi, non si sa mai, io, cioè, dopo quello che ho visto in questa serie, potrebbe buttarmi giù pure un Rattata con la mossa Peto, potrebbe buttarmi giù, cioè, da quello che ho visto, veramente. Ok, perfetto, allora, dopo questa perla di saggezza, compenetriamo questa signora, sarà contenta la mia ragazza, compenetriamo Swimmer Lola. No, Lola è il nome di un cane, infatti tu figliola sei una cagna, perché, evidentemente. Crunch, non riesco a mandarlo giù, Psycup, che cazzo è? Ah, sì, Psycamisu, Defiance, raga, il competitive non lo gioco da mo', le mosse in inglese le conoscevo così. Cleffa, madonna raga, attenzione, la potenza di questo Pokémon non è uguali. Tra l'altro, noto con estremo piacere, proprio estremo, che sono già a livello 71, vuol dire che il capo palestra ce li avrà al 75 come minimo. Sento in cuor mio di averlo preso dolcemente, ma proprio dolcemente, nel culo. Nel culo l'ho preso. Cos'è questa palestra qua, porca puttana? Ma che è esplosa la diga del Vaillant? Fammi capire, questa è un'altra bippata, perché chiaramente Black Humor non posso farlo, perché poi la gente mi insulta. Che poi voi tipo mi scrivete in privato: no, ma Creepy, ma tienilo il Black Humor. Cos'è appena successo? Penso... Bella, bella la randomizzazione. Bella la randomizzazione. Bella, bella la randomizzazione. Guarda, spettacolare. Io non ci ho capito un cazzo in questi 30 secondi di video. Proprio niente. Comunque, beh, stavo dicendo che io non è... Cioè, fosse per me, io lo terrei Black Humor. Il problema è che vi ricordo... Tua madre puttana, tua madre imbalsamata sott'olio. Cosa mi stai mandando?
Ho un cancretto. Ho il cancretto, mi sta per buttare giù. Potresti morire? No, no. Ok, perfetto. Okay, no, come? Chiedo troppo, scusami. No, dicevo, forse per me, raga, il Black Humor lo terrei. È il problema, sono le restrizioni. Perché se il video in cui ho detto ah, Bidoof sta facendo un saluto fascista è stato bloccato dalla monetizzazione, io non oso immaginare. Io non oso immaginare. Quindi sono costretto, non è che lo faccio per cavoli miei. Ho bestemmiato la Madonna senza bippare fino a 2 giorni fa nei miei video. E poi YouTube ha deciso di cambiare le regole senza dirmi nulla. E quindi nulla, sono costretto, raga, mi spiace. Cazzo. Ah, io non me ne ero accorto. Non me ne ero assolutamente accorto che è sta roba. Ma è un'altra parte di palestra. Ah, aspettate, ok, è un'inculata. È un'inculata perché penso di dover raggiungere zone mai. Tu. Cosa sto fottuto vedendo? Raga, Diugong, il mitico gondolo, e sopra c'è uno con un sono delle anguille quelle cose, non è non è assolutamente un tangela, quella è letteralmente un'anguilla. Perché mi stai facendo così male, figliolo? Non riesco a comprendere la cosa. Rototodie, che cazzo è? Cos'è? Sembrava un piatto tipico francese sta mossa. Florges, fermi tutti, raga, c'ho Change che contro Florges dovrebbe essere la crema della crema, come direbbero gli italiani, no? La crema della crema, bello Petal Dance, proprio mossa azzeccatissima. Siamo già a 6 minuti, raga, e penso di aver già sclerato più del dovuto, insomma. Captivate, cazzo è Captivate, non ne ho idea. Ok, per la conoscenza, raga, del mondo Pokémon non è uguali. Oh, ci voleva così tanto per fare un bel critical change. Grazie. Grazie, sono veramente, guarda, commosso. Mi stanno scendendo le lacrime dagli occhi proprio. Un critical, finalmente l'ho visto anch'io. Non ci credo. Outrage, vediamo se riesco a buttarti giù in 2 mosse. E là, pure in 1 mossa ti butto giù. Signori, spettacolo. Ok, perfetto. Allora, faccio un piccolo taglio, ragazzi, e torno subito. Ok ragazzi, rieccomi qua, scusatemi, ho semplicemente messo un attimino a posto il microfono perché mi sembrava un po', cioè nel senso non si nota molto, però comunque penso che si senta un po' meglio adesso, comunque non dovrebbe essere assolutamente un problema. Allora, nel mentre abbiamo trovato, suppongo, la strada giusta, quindi direi di proseguire da questa parte. Buongiorno anche a lei, guardi, le voglio tanto bene, ma tanto bene. Poi se mi mandi un campo un Ladybug è più un problema per te, non per me. Giga Impact, cioè muore 2 volte, per me è una cazzo di libellula che si becca un elefante in testa e non muore, cioè dove l'avete vista voi? Only su this canale proprio. Vai Change, il tuo momento, mostra di che pasta sei fatto. E quella pasta non deve essere il Tangela di prima, io sono... Quello era abisso. Quello era abisso. Davvero quello era un critical hit? Cioè se non ti colpivo che mi salutavi, mi stupravi praticamente. Aspetta, no, devo switchare, cazzo, sono un coglione. Devo switchare, devo mandare qualcuno che sappia reggere. Chi cazzo mi ha mandato lui? Musharno, ok, lui dovrebbe essere perfetto a regola, giusto? Ok, si prende il Future Sight, io adesso con X-Scissor ti mando a casa. Lucky Cant non mi fa fare brutti colpi, sono uno stronzo. Vai, giù, olè, perfetto. Dai che siamo sulla buona strada, forza, solo che sto continuando a incontrare gente in sella delle foche. Cioè, voi ditemi, io sto giocando a un videogioco in cui c'è gente in sella a delle foche. Riflettete su questa frase, per piacere. Nel mentre io non so se questa sia la strada giusta, penso di sì. Dai, se non sono da capo palestra adesso impazzisco. Ok, perfetto. Allora, questa battaglia, raga, mi triggera perché ho sinceramente paura di quello che potrei incontrare. Direi per il moment di... Oddio, che infarto. Pensavo mi fossero finite veramente le ricariche totali. Le ricariche totali, visto che la lingua italiana la conosciamo, utilizziamola. A differenza di altri YouTuber che non la conoscono e che si esprimono con termini orribili. Un saluto a tutti voi. Allora, abbiamo davanti Donphan, ma io, ragazzi, da buon lottatore quale sono, metto davanti Armin, perché per ora di Donphan mi fido più o meno come mi fidavo dell'Italia nelle guerre mondiali, insomma. Ok, buongiorno. Creepy. È ottimo vederti, è fantastico vederti. Com'è stato il tuo incontro?
Capisco. Mi ha riferito lo stesso speech responso, tipo una sorta del genere, potremmo tradurlo così, un qualche attimo fa. It is how I was able to meet my partner. È come sono stato capace di incontrare il mio partner. Ok, non ho capito bene il senso della frase, però fa niente. Ascolta, lui è un po'... intense? Intenso? Forse intende... come si dice in italiano? Vabbè, intenso, molto... iperattivo, tipo una roba del genere. Penso si traduca così. Comunque mi fido di lui. Spero che lo faccia anche tu. Ma in ogni caso, sei pronto per la battaglia? Sono ansioso di iniziare. Io invece mi sto facendo la cacca addosso. Cioè, presente proprio le pile di sterco, uguale. Allora, figliolo, capelli blu. Capelli blu. Ti giuro che, allora, se mi lasci vincere, ti offro una. Guarda, ti mando ad Alola che ci sono i parrucchieri bravi. Che cazzo è sta roba? Cos'è sta roba? Che è la stella marina? Tipo, questo qua dovrebbe essere la. No, non a livello 74, non puoi dirmi co non puoi dirmelo così. Oh. Tra l'altro io potrei pure giocarmela da stronzo, però direi di mandare. Cos'è? Ma che cazzo è? Che poi tra l'altro sarà di tipo acqua, quindi è un problema. Allora, proviamo a fare una cosa. Mind reader, flamethrower, aia. Raga, non mi piace sta cosa. Allora. Was vaporized? Che cazzo vuol dire was vaporized? Oh, facciamo dynamic punch giusto per. Oh! Frog! Cosa ho visto? Ma c'ha le difese di una. Di una porta! Che cazzo! L'ho distrutto! Allora, non so se riesco a prenderlo con inferno, però. Proviamo. Ma non so se lo mando giù. Questo è. Oh! Power Whip, cazzo è? Vigor colpo. Vai giù. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. No, ok, però dovrei. No, si ricarica questo. Ho un'idea. Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. Allora, curse. Ok. Cazzo, non mi ero accorto che. Non mi ero accorto che avevo già la vita giù. Curse e full restore. Perché, raga, sinceramente non mi fido di marchiatura perché colpisce davvero poco. A parte che se lui fa sempre Power Whip dovrei essere più o meno a posto. Però adesso con uno Shadow Ball in teoria dovrei farcela più la maledizione. Non serve neanche quella. Raga, stiamo andando benissimo. La randomizzazione, guarda, ho sempre la cosa migliore che esiste in questo gioco. Maccargo e Slug, ma oggi abbiamo il randomizer che si diverte a pigliarmi per il culo. Allora, con Water Rocket non dovrei avere problemi. Perfetto, pure il critical, raga, più inutile della storia, davvero. Veramente me lo stai dicendo così? Cioè lui me lo sta dicendo così che i suoi Pokémon fanno cagare. Drifloon! Ma cosa? A parte che mi sta per aprire. Parte quello. No, fermi, fermi, minchia che infarto. Vi giuro che se avessi perso già un Frog così avrei potuto impazzire, raga. Con un Rocky Helmet di merda, no, davvero. Cioè, veramente, infatti, allora, switchiamo. Ma andiamo. Birthday, ho paura di aver fatto una stronzata. Raga, no! Sono un deficiente cronico. Allora, proviamo a mandare lui, anche se comunque c'ha. Ok, sì, va bene. Perché sto Drifloon mi sta mettendo così tanto in difficoltà? Non dovrebbe, muori! Ok, mi farò male con Rocky Helmet, però almeno l'ho mandato giù, perfetto. Tra l'altro non dovrebbe fare così male un Rocky Helmet, poi vabbè. Mandi. Sì. Sì. Muori per piacere, cosa. Perché? Cosa ho appena visto? Vabbè, a parte il primo Mancargo e Drifloon, non ho avuto assolutamente problemi. Perfetto. Rainstorm Badge, perfetto. Teniamo Calm Mind. Ok, tu penso fossi di tipo. Che cazzo è successo? Se io stavo skippando, ma non mi sono accorto. Tra l'altro. Nora, che cosa sta succedendo?
Cioè, è la grande televisione su quella torre. Qualcuno sta facendo una trasmissione. Cosa? Ma è illegale. Non abbiamo mai utilizzato quella TV per anni. Chi è questa? Ah, ok, è il broadcast. Ma che cazzo è sta merda? Ma sembrano gli effetti delle mie vecchie creepypasta. Eccala. È pronto ad andare, signore. Grazie. Persone, popolo di Enfright City, forse potreste riconoscermi, sono Zachary, il vostro amichevole libraio di quartiere, insomma, bibliotecario, library e biblioteca. Sono anche in carica di Charge of Spearheading. Spearheading è tipo punta di diamante, una roba del genere. Vabbè, insomma, è a capo del movimento dei vaccini, in sostanza. Il nostro obiettivo è quello di fermare questo infernale deoxys, questa infernale malattia di deoxys una volta per tutte. In ogni caso, c'è un'unica persona che mi è andata contro più volte. Non solo non è vaccinato, ma è anche che è molto pericoloso. Ma sta provando a convincere il popolo to stay endangered. To stay endangered, a rimanere in pericolo. Amici miei, non possiamo permettere che tutto ciò continui. Voi odiate Calriff ora. Affrontatelo, costringetelo, costringetelo, sì, traduciamolo così, raga, alla sottomissione. Fategliela pagare e portatelo da me. Prendete di mira lui, i suoi amici e la sua ragazza. Fate tutto ciò che vi è possibile. Perché no? Cercate di continuate ad affrontare i non vaccinati finché Enfright City è al sicuro. Sarebbe bisogno di una cosa così, raga, in Italia, effettivamente. No. Diana è in pericolo, devo andare. Nora Creepy, ci vediamo sulle montagne. E dove... ecco dove sono, vi incontrerò lì. Ok, perfetto. Allora, lui era il tipo e deve scappare. Dobbiamo andare al Montrose noi. Ok, mi ha triggerato tantissimo sta cosa. Cioè, praticamente lui è arrivato sulla torre e gliel'ha messo al culo, praticamente, perché ha detto a tutti di picchiarlo. Wow, ok. Che tipo, poi se lo facessero in Italia sta roba qua dei vaccini sarebbe molto meglio, però dettagli. Allora, prima di concludere l'episodio, però, ragazzi, volevo assolutamente mandare a fanculo queste opinioni. Anzi no, uccidiamolo che salgo a livello 73x di LOL. Muori? Che raga, mi è scappato un rutto incredibile. Sento una centrale nucleare nella mia gola in questo momento. I'm not gonna comment this. Via! Grazie. Dicevo, prima di concludere l'episodio, volevo, visto che me l'avete detto e visto che non l'ho fatto, andare un attimo da questa parte, perché mi è stato riferito che si poteva entrare in questa torre, ok. Avrebbe dovuto fare da supervisore alla... ok, perfetto. The locks are busted, I can't even get and find whatever causing the problem, will you help me? Va bene. Cos'è che devo fare? Ok, devo andare a riparare qualcosa, suppongo. Entriamo un attimo. Minchia, sta esplodendo tutto! Oddio, sto male, ma sta esplodendo tutto. Oh, direi di fare questo alla fine di questo episodio, a sto punto, raga. Tra l'altro, non so se si possano trovare delle... Vaffanculo, non riesco a salire. Ma porca troia, cos'è sta merda? No, che due coglioni, figa. No, non c'ho voglia. Cos'è sta merda? No, sbatti, raga, non c'ho sbatti. Come cazzo si fa? Non sono capace a farla sta cosa. Ci metto letteralmente 200 anni.
Tanto qua esplodono le cose giù da casa mia, va bene così. Ok ragazzi, allora ho provato a farlo ma sono impedito e non ci riesco, quindi nulla, se riuscirò a farlo fuori parte ve lo farò sapere. Io comunque vi do appuntamento al prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e per ricevere ogni giorno contenuti esclusivi, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.